In Nigeria ha provocato una sessantina di morti il doppio attacco suicida in un campo di sfollati. Due donne kamikaze si sono fatte esplodere a Dikwa, nel nord-est del paese. Una terza terrorista ha rinunciato all'ultimo momento. Il perché lo spiega il portavoce dell'Agenzia delle Situazioni di Emergenza di Borno. Sono venuti da Bobush, una città vicina, secondo quanto ha dichiarato la donna arrestata, che ha deciso di confessare quando ha scoperto che i suoi stessi genitori erano nel campo. Per questo si è rifiutata di far esplodere la sua bomba. Secondo la polizia, l'aspirante kamikaze ha fatto rivelazioni importanti sui futuri attacchi pianificati da Boko Haram. In una decina d'anni l'attività dei terroristi islamici ha provocato in questa zona 17.000 morti e oltre 2 milioni e mezzo di profughi.